Bentrovati. Oggi parleremo di un piccolo capolavoro breve di Ferruccio Busoni, interamente dedicato al pianoforte. La sonatina ad usum infantis pro clavicembalo composita. Al di là del titolo volutamente altisonante, con questo latino che dona un'indubbia ieraticità a tutta la composizione, capite bene che la traduzione sonatina ad uso dei bambini composta per clavicembalo. La prima questione, la prima domanda da porsi è: cosa c'entra il clavicembalo? Bene, questo periodo che caratterizza la vita di Busoni, che è quello intorno al 1914-15, vede una incredibile riscoperta della prassi esecutiva della musica antica. È presto per parlare di esecuzioni storicamente informate, che sono quelle che poi troveremo in una discografia oceanica dagli anni 60 in poi. Però si incomincia ad osservare il passato, si incomincia ad osservare il passato, il modo di fare musica nel passato e gli strumenti del passato. Busoni, come abbiamo più volte dimostrato, è anche un po' il primo che si guarda indietro per cercare delle originarie fonti musicali. È il primo che si guarda indietro per studiare i linguaggi, gli approcci alla musica, ma non solo, anche all'arte e al pensiero che hanno caratterizzato i popoli del passato. Ecco, in questa sonatina, dal carattere estremamente melanconico, come lo definisce Busoni, si passa in rassegna una serie di pezzi che hanno proprio questa caratteristica di omaggiare il passato con quel senso di nostalgia e di classicità, una classicità che, come abbiamo detto più volte, Busoni definisce una neue Klassizität, cioè una nuova classicità, cioè la rilettura in una chiave moderna e contemporanea di un patrimonio musicale ormai a rischio di essere dimenticato. Buon ascolto.